Caro Marty, se i miei calcoli sono esatti, riceverai questa lettera non appena la DeLorean sarà stata colpita dal fulmine. Primo, lascia che ti assicuri che sono vivo e sto bene. Ho vissuto felicemente questi 8 mesi nell'anno 1885. Il fulmine che ha colpito la DeLorean ha provocato un sovraccarico di gigawatts che ha spezzato i tempocircuiti. Ha attivato il condensatore del flusso e mi ha riportato nel 1885. Il sovraccarico ha fatto saltare i tempocircuiti e distrutto i circuiti di volo. Sfortunatamente la macchina non volerà mai più. Ha veramente volato. Sì, l'abbiamo aerotrasformata all'inizio del XXI secolo. Incredibile. Io ho cominciato a fare il maniscalco come copertura mentre cercavo di riparare il danno ai tempocircuiti. Purtroppo questo si è rivelato impossibile perché le parti di ricambio adatte non saranno inventate fino al 1947. Comunque sono diventato piuttosto esperto nel ferrare cavalli e riparare carri. 1885! Sorprendente! Alla fine mi ritrovo ad essere un maniscalco nel vecchio West! Veramente pesante, eh? Ho sepolto la DeLorean nella miniera abbandonata di Delgado accanto al vecchio cimitero dei pistoleros mancati, come indicato nella clusa mappa. Auspicabilmente dovrebbe restare lì indisturbata finché tu non la riporterai alla luce nel 1955. All'interno troverai le istruzioni per ripararla. Il mio alter ego del 1955, cioè io, non dovrebbe avere problemi a ripararla, così tu potrai ritornare al futuro. Quando sarai tornato nel 1985, distruggi la macchina del tempo. Distruggerla. Sì, beh, è una storia lunga, Doc. Non cercare, ripeto, non cercare di venire qui a prendermi. Io sono molto felice di vivere all'aria aperta e in questi grandi spazi. E credo che viaggiare nel tempo quando non occorre possa solo mettere ulteriormente in pericolo il continuum tempo-spazio. E ti prego, abbi cura di Einstein per me. Einstein. È il tuo cane, Doc. Einstein, così chiami il tuo cane nel 1985. No. Con te sarà in buone mani. Ricordati di portarlo a spasso 2 volte al giorno e che gli piace la carne in scatola. Queste sono le mie volontà. Ti prego di rispettarle e di seguirle. Ed ora, Marty, ora ti do il mio saluto e ti auguro buona fortuna. Sei stato un leale e fedele amico e hai fatto la differenza nella mia vita. La nostra amicizia rappresenta un tesoro per me. Ti ricorderò con dolcezza e avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Il tuo amico nel tempo, Doc Emmett L. Brown, 1 settembre 1885. Non credevo di poter essere così toccato. Lo so, Doc, è bellissima.